Buonasera a tutti e benvenuti a questa unica e particolarissima serata con gli autori di Bao Publishing, grazie al Circolo dei Lettori di Torino. Mi spiace moltissimo non essere lì questa sera, però la cosa bella è che vuol dire che siamo dappertutto e con un gran numero di ospiti che vengono dal catalogo Bao e tra i nostri migliori amici al mondo. Io sono Michele Foschini, sono il cofondatore di Bao Publishing e direttore editoriale ed è un grandissimo piacere chiamare sul palco il primo gruppo di ospiti di questa sera. In diretta da Bologna, Flavia Biondi. Ciao a tutti, Ciao Flavia. ciao, ciao. Da Torino, Daniel Cuejo. Ciao, 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 Buonasera Mercedes. ciao. Buonasera. E dagli oscuri recessi della provincia di Monza e della Brianza, Teresa Radice e Stefano Turconi. Eccoci qua, Ciao, ciao. ciao, ciao. Ciao. Allora, mi fa stranissima questa cosa, che voi siete comunque nel vostro ambiente naturale, che essendo degli autori di fumetti vuol dire anche che è vicino al posto dove lavorate. Io sono proprio nel posto dove lavoro e sono le 21:03, quindi mi sento un po' come quando la sera dalla Gruber, che è in onda in questo momento, c'è Sallusti che lo guardi e pensi, è in redazione del giornale dal 1982, guarda com'è incarognito, vuole andare a casa. E sto sperando di essere un po' meno antipatico. Non di Sallusti, che magari è una brava persona, però del giornalista incarognito in redazione ancora la sera. Voglio dirvi ufficialmente che sono qui dalle 8 del mattino. Credo che Amnesty International si opponga a questo tipo di trattamento delle persone, diciamolo, perché si parla sempre di come gli editori trattano gli autori, però anche voi che mi fate essere qui a quest'ora. Io gesticolo ogni tanto non perché sono particolarmente italiano, ma perché sennò la gente pensa che sia caduto il collegamento. Ultimamente ho fatto molte riunioni di lavoro con una persona che riflette da ferma. E gli altri fanno end buffering e invece sta pensando. Quindi ogni tanto gesticolerò solo perché ho la webcam molto bassa e così si vedono anche le mani oltre al microfono. Allora, la cosa bella degli incontri al Circolo dei Lettori, dove tutti voi siete stati in qualche momento, e voi lo sapete bene, è che nonostante l'opulenza della sala grande dove di solito veniamo accolti, c'è un'atmosfera bellissima. E alla fine si ha la sensazione di essere tra persone amiche. Le domande sono sempre molto belle e pertinenti. Insomma, sono le mie serate preferite tra tutti i tour che facciamo. E non lo dico perché ci stanno ospitando loro e ci tolgono il collegamento se dico male della loro organizzazione, cosa che non ho motivo di fare. Voglio ricostruire questa sera, con voi e poi con gli altri ospiti, quella sensazione informale ma informativa in qualche modo. E quindi comincerò a dire delle cose di voi che le persone non sanno. Oddio. Per esempio. Teresa e Stefano, dicono di abitare nella casa senza nord perché l'unico lato dove la loro casa dà su un'altra casa è il nord e quindi i loro vicini abitano la casa senza sud. Esatto. Benché persone con delle opinioni sociali e politiche non divergenti, ma variegate tra voi due, non siete omogenei, cioè non vi siete conosciuti nello stesso clubino di pensiero, tutto sommato, anche perché l'Accademia Disney non è proprio un clubino di pensiero, devo dire, però siete due persone che posso definire progressiste. Ma abitate in un paese, Lazzate, che ha il sottotitolo Lazza. Casomai qualcuno che parla solo dialetto non sapesse dove si trova esattamente se lo dici in italiano. È un po' un inferno, ideologicamente, diciamo. Non dovete dire nulla, potete non dire nulla. Daniel, invece, che è nato a Cordoba in Argentina, ma quando l'ho conosciuto viveva a Udine, nella Tierra del Fuego, si è trasferito a Torino. Perché aveva bisogno di più vecchietti da copiare in giro per le strade da mettere nei suoi libri. E andava tutto bene, poi è arrivata la pandemia. Sono stato io. E adesso gli tocca andare in qualche villaggio del Giappone, credo, dove ci sono gli ultimi vecchietti rimasti al mondo per questa cosa. Però veramente, cioè, tu sei l'unica cosa più austera del Bicherin. Cioè, tu proprio giri a cercare, tu sei il maniaco che stalkerizza i vecchi nei luoghi pubblici. Sì, lo sai che io faccio anche le foto di nascosto, video, ho una Guarda, cartellina. la prima volta che sono andato a Tokyo c'erano le placche sulle scale che salgono i marciapiedi dei treni con scritto con la grafica: attenzione ai maniaci che vi fanno la foto sotto la gonna. Secondo Ma me, a quello non ha visto. Torino c'è una tua sagoma: attenzione al tizio che vi fa le foto. Non sarà altrettanto. Sono l'umarelli degli umarelli. Tu sei l'umare. Sì, esatto. E Capito? comunque, Flavia, tu che abiti a Bologna, benché tu sia toscana, hai presente che dove comincia da Piazza Maggiore, dove comincia Via dell'Archiginnasio, c'è da sempre un cantiere all'angolo, quasi con Via Rizzoli, È un movimento vero? ormai, sì. È perenne. Allora, una volta avevo visto un cartello su Facebook che pensavo essere un fake, dove dicevano gli umarell che il cantiere si era spostato. Poi sono venuto a Bologna per una presentazione e ho visto sulla rete metallica
che quel foro longitudinale che c'è lì in via Archiginnasio, effettivamente non l'avevano chiuso, ma era palese che dovevano lavorare un altro punto della conduttura, e hanno messo dei fogli A4 in delle buste trasparenti con scritto «Avviso agli Umarell, il cantiere si è trasferito in piazza San Francesco». Cioè, in qualche modo dovevano far sapere, no, non disperate, anziani signori, potete venire con le mani intrecciate dietro la schiena a vederci lavorare solo in fondo alla via. Per cui è un servizio alla nazione in qualche modo, e tu non sei un Umarell, diversamente da Daniel, però un fatto poco noto di te è che, come me, tu giochi a Pokémon Go. Assolutamente. E poiché tu sei la imperatrice del mondo delle autoproduzioni della Bassa Padana, hai passato moltissimo tempo negli uffici postali, e da quando Instagram permette le stories, tu hai postato più uffici postali di qualunque altro essere umano al mondo. Cioè, di cui vado fiera. Dovrebbero regalarti dei francobolli tipo per operazione fedeltà. Ecco, voglio che si sappia... di essere la mascotte futura di Poste Italiane. Sono un po' delusa finché non accade. Io ti voglio vedere dire cascasse una pannocchia. Comunque, la prima volta che, giocando a Pokémon Go, Flavia mi ha mandato un pacco amicizia, cioè i doni che si mandano tra persone che sono collegate sul gioco e che sono legati a luoghi geografici, quel pacco amicizia era l'ufficio postale dal quale lei manda i pacchi. Ora, un anno fa tra 4 giorni, Flavia, tu e io eravamo a Washington DC. Ti prego, di a chi ci ascolta in che unico museo ti ho portato nella capitale degli Stati Uniti. Nel museo delle poste americane. Ed era interessantissimo, tra l'altro. Era incredibilmente figo, io l'avevo fatto solo per farle la foto sulla porta, ma invece era veramente un museo, ma hanno costruito una cosa megalitica, sembra un tempio massonico. Con gli aerei dentro. Sì, una cosa veramente, c'erano gli aerei postali dentro appesi alla volta del soffitto, ma veri, una cosa veramente assurda. Comunque, non ho fatto io il cast di questa sera, però una volta che ho visto le divisioni orarie mi erano chiari i temi. E qui si parla di fumetti, perché sennò, ragazzi, la nostra raison d'être viene a mancare a un certo punto, quindi io voglio parlare di personaggi con voi, perché siete, da tutti i punti di vista, anche se c'è un'intrusa che è una sceneggiatrice tra di voi, però in qualche modo tutti scrivete le vostre... No, ti prego, non andare. Anzi, però Stefano, non le hai versato un bicchiere di vino bianco? È vero, manca. Ho una vino... luce davanti alla faccia che già mi ubriaca così. Teresa, non so se Daniele e Flavia l'hanno mai vista, ma con un mezzo bicchiere di vino bianco o di spumante dà la resa di una persona che si è ubriacata girando tutti i Bacari di Venezia per ore. Per cui costi pochissimo. Potrebbero esserci i miei genitori che guardano, quindi non ti allargare. Vabbè, per dirlo col Manzoni, comunque hai superato l'età sinodale, penso che tu abbia il diritto ogni tanto all'ebbrezza, per cui non è un problema. Comunque, vorrei farvi questa domanda intanto. Quando eravate ragazzini, qual era il vostro personaggio dei fumetti e o dei cartoni animati preferito individualmente e perché? Chi comincia? La prendo larghissima, però voglio sapere cose di voi stasera. Daniel. È difficile l'età. No, quando eri bambino, quando... Allora, tieni presente che in Argentina, quando ero bambino, le cose arrivavano con molto ritardo. Quindi stai per parlarci di Braccio di Ferro, mi rendo conto. In effetti c'era il problema che arrivavano solo o Hanna-Barbera o le produzioni vecchie, appunto Popeye. Però non c'erano, per esempio, gli anime. Mm-hmm. E invece c'era moltissima produzione sudamericana, c'erano dei cartoni animati pessimi sudamericani o programmi per bambini pessimi sudamericani, che poi i Simpson hanno preso, possono dire parolacce, hanno preso in giro, tipo l'uomo ape che c'è nei Simpson, esiste realmente, è un programma per bambini messicano che io da bambino guardavo, per esempio, il Chavo del Ocho. E il Chapulín Colorado, per esempio, era un personaggio. Il Chapulín Colorado non è un cartone animato, però è un programma per bambini che guardavo e io lo amavo, e amavo il Chavo del Ocho, che era il trovatello del quartiere che poi fa le magagne. Madonna, che tristezza, per forza sei un autore di trame deprimenti. Io sono cresciuto in questa roba, capisci? Ok, quindi quando sei arrivato in Italia, ti sei aperto un terzo occhio. Esattamente, sì. Sono arrivato in Italia e ho scoperto i fumetti in Italia. Cioè. Ok, ci hai dato un misto tra I Bambini di Dickens e Il Libro Cuore, perfetto. A questo punto, Flavia, tu invece, che ricordiamo, tu sei un po' più giovane di Daniele, perché Daniele è classe 82, tu sei classe 88.
Esatto, però come genere, diciamo, la mia prima supereroina è stata dai fumetti che leggeva mio padre quando ancora non sapevo leggerli e guardavo le figure, ed era sicuramente Cyber Six, che per chi non la conosce è un cyborg super, una cyborg super bella che ha una pantera e salta sui tetti di notte e che di giorno si veste da uomo ed è un professore universitario innamorato di un suo collega, quindi era super queer, super combattiva, super femminista e era anche una vampira che aggrediva i suoi avversari di notte per succhiargli il sangue. Era una follia e io, anche se non riuscivo a leggere i testi, ero veramente innamoratissima. Ed è, ricordiamoci, un collegamento con Daniel, perché è prodotto di due autori sudamericani, Carlo Strigio e Carlos Meglia, tra l'altro entrambi scomparsi, Meglia particolarmente prematuramente perché era un talento artistico enorme. Ho visto Stefano fare sì con la testa con veemenza quando è stato menzionato, per cui per me era... Beh, è molto particolare come scelta, perché l'idea che ti abbia vinto visivamente in un'epoca in cui non conoscevi le storie, non potevi nemmeno leggerle, wow, sei partita avantissimo. Vabbè, in qualche modo. Era un'eroina vestita di latex con una pantera, come poteva non in qualche maniera coinvolgermi? Il ragionamento non fa una grinza, assolutamente. Teresa, Stefano, voi? E tu sei allora, io sono da bambino... I fumetti, il mio personaggio preferito era Asterix, e lo è tuttora, ho questa cosa, io sono un po' più vecchio, sono del classe 74, quindi quando ero ragazzino Asterix mi aveva preso tantissimo, ho imparato a disegnare su quello, mi piaceva tantissimo. E invece i cartoni animati, io andavo matto per Conan, il ragazzo del futuro, che era quello di Miyazaki, la prima cosa che ha fatto Miyazaki, seriale, e poi i robot, cioè... Come tutti quelli della mia età, guardavamo Goldrake, Mazinga, queste cose che rivista adesso credo siano terribili. Però, è capitato anche a te che quando ero bambino, io ho 2 anni meno di te, ogni tanto i miei genitori mi sgridavano perché guardavo cose che reputavano violente e io lì per lì dicevo non capisco. Da adulto ho riguardato alcune cose e ho detto mamma mia che carneficina che mi guardavo quando ero bambino. Cioè mi ha fatto più impressione da grande, non sono diventato mio padre, però comincio a capire tipo l'uomo tigre che cava gli occhi a ditate, spruzzi di sangue dappertutto. Sì, perché è vero, avevano molto meno, oddio non lo so, adesso non vedo i cartoni animati di oggi, magari però avevano pochissima censura, vedevano un sacco di cose, erano belli violenti, Rocky Joe c'era, quello si picchiavano, sangue dappertutto, è vero. Oh sì. Teresa, tu invece? Io Vicky il vichingo. Cos'è? Ma dai, non conoscevi il vichingo? No! No, si cantava il naso così e tutto lo schermo si riempiva di spugne e gli venivano delle idee pazzesche, bellissimo, cioè nel cuore per sempre, vedi che lo porta ancora in giro. Dopo, quando faccio la pausa tra voi e il terzo blocco, mi googlo tutto e scopro quello che mi sono perso nella vita. Produzione tedesca, credo. Sì, esatto. E tra l'altro, siccome vabbè, anch'io ero biondina e con i capelli più o meno così, quando mio papà mi asciugava i capelli da piccola, mi passava il polpa sotto e mi si alzavano tutti così e diceva Vicky, Vicky il vichingo. Vabbè, volevi sapere cose stupide. No, guarda, solo tu potevi dire di essere cresciuta con l'ispettore Derrick dei cartoni animati, in qualche modo. Per cui, ok. I fumetti invece erano peanuts per me. Io ero innamorata di Schroeder, Piperi Tapati e Woodstock. Ti aggiungo alla tua lista Pigpen, il mio preferito assoluto, perché è l'outsider, quello che ti offre la mentina giurandoti che non è caduta per terra perché è da stamattina che ce l'hai in mano, per cui è molto 2020, credo che d'ora in avanti se ci fossero ancora i peanuts nelle strisce lo censurerebbero perché troppo contatto fisico, non abbastanza distanziamento sociale. Una cosa che mi piace moltissimo di tutti e voi quattro è che caratterizzate in una maniera squisita i vostri personaggi. Io odio cercare, quando c'è un discorso collettivo, di fare collegamenti tra tutti come se tutti fossero relazionabili e paragonabili, però è vero, voi avete moltissimi personaggi che io adoro e che ricordo, per esempio col fatto che quest'anno stiamo celebrando i personaggi secondari con i magnetti omaggio del sito. Io non so più chi scegliere, perché delle volte li voglio fare anche pensando che voglio che la gente desideri quell'oggetto e quindi il personaggio è importante quanto l'autore che fa il disegno, però delle volte è difficilissimo sceglierli. Per esempio io ho a cuore, quando non possiamo spoilerare Teresa e Stefano quella cosa che abbiamo appena fatto, ma quando ho dovuto chiedere a voi
un personaggio, io volevo la mamma di Iris, punto. Cioè per me era... E volevo come frase del mese scrivere un cristone dei suoi, quelli un po' hippie, che è anche l'unica scusa che ha avuto Teresa nella sua carriera per scrivere le parolacce, essenzialmente. guarda la faccia. L'unica volta nella vita, lo dico per mamma e papà, che l'ha fatto comunque per scopo drammatico. No, faccio una domanda a tutti e tre, ed è, dei vostri personaggi, è più facile, cioè è più interessante se rispondete su quelli di contorno rispetto appunto ai protagonisti, perché è palese, ma... Qual è il vostro preferito da disegnare? Qual è quello che non vi aspettavate che vi hanno citato o chiesto di disegnare tante volte? Comunque è un personaggio che ha suscitato reazioni che non vi aspettavate perché magari per voi era proprio un pezzo della tappezzeria o poco più. E qual è quello che vi causa più problemi invece perché per la sua genesi o non voleva nascere o l'aspetto vi siete pentiti o insomma è problematico in qualche modo? Flavia? Allora... Partiamo da quello che non mi aspettavo che mi venisse chiesto ed è della generazione, è la cugina Sara, la ragazza, la cugina del protagonista che sta aspettando un bambino e appare molto serafica durante la storia, però si capisce che comunque è una persona che ha dovuto prendere decisioni molto dure. E il fatto che anche se ha pochissimo spazio, i lettori l'abbiano comunque recepita, a me ha colpito molto perché sinceramente per quanto io avessi un'idea su di lei non credevo di essere riuscita a trasmetterla. Poi qual era? Il tuo preferito? Il mio preferito forse banalmente dei secondari, Tito della generazione, della Giusta Misura, il miglior amico di entrambi i protagonisti, che è una regina che ha sempre una battuta acida per tutti ma dà sempre anche una spalla su cui piangere, sicuramente è piaciuto anche agli altri, è una cosa di cui sono contenta. Quello che ti mette più in crisi invece? Sempre della generazione ho avuto difficoltà, sono tre zie, sono una tonta, una buona, una cattiva. Quella cattiva, zia B, zia Bruna, è stata più difficile da me per scrivere perché non volevo che fosse semplicemente che fosse un antagonista banale, nel senso che rispondesse sempre no o contrariata, volevo che comunque avesse la sua identità. Infatti ci sono persone che se ne fanno interpretazioni totalmente opposte di quel personaggio, ma volevo che in qualche modo non fosse una zia di paese comunque, non Crudelia De Mon. Ti sei resa conto che hai appena descritto le tre zie in maniera tale che Daniel Coeggio ha capito tre vecchie di periferia che fanno un western e adesso mi scrive in privato, ho cambiato idea sul prossimo libro, facciamo il buono, il brutto e il cattivo con tre anziane nella bassa Bologna. Teresa e Stefano, voi il vostro preferito? Può essere diverso per voi due, ovviamente. Il mio preferito forse è Granito, il papà di Lucilla in Tosca dei Boschi, perché tendenzialmente mi piace moltissimo insegnare i personaggi grossi e quadrati. Si sa, è vero. Enorme, quadrato, gli ho fatto schematica anche la barba, quindi è molto grafico, mi diverte tantissimo disegnarlo, anche se ogni volta sbaglio, perché ha un occhio bendato e sbaglio l'occhio, e quindi devo sempre, quando lo disegno, andare indietro a vedere qual è l'occhio che devo fare. Su questo tema oggi mi è arrivata una autocaricatura bellissima, perché stiamo mandando in stampa quel manga che vi piacerà molto, La Taverna di Mezzanotte, in cui non il protagonista ma il centro delle storie è questo chef di una piccola locanda di Shinjuku a Tokyo, che ha uno sfregio su un occhio, non come un criminale dall'aria inquietante, è uno che deve avere una storia dietro il fatto che ha questa cicatrice che gli attraversa l'occhio, e l'autocaricatura dell'autore, fatta tipo a pennarello, è l'autore che è un signore serafico con gli occhiali, che ha in mano un pennarello rosso e ha appena cercato di farsi la cicatrice col pennarello e ha l'aria molto colpevole. E ho immaginato questa cosa del doversi segnare sempre, doversi domandare da che parte sta lo sfregio per non sbagliare nel disegnarlo. Soprattutto io uso tantissimo il tavolo luminoso, quindi quando faccio i disegni, allora spesso li giro per correggere dietro, come si faceva una volta, sono vecchio, lo so, e quindi magari faccio il disegno dietro, faccio l'occhio giusto dietro, ma poi viene speculare, quindi poi al contrario. Quindi, per ora non è capitato. È capitato con gamba di legno e ho sbagliato la gamba, quando ancora facevo le cose di disegno. Però
Mi ricordate la battuta da Accademia che Gamba di Legno è il personaggio più porno della Disney perché lo chiamano così ma ha due gambe buone? Daniel, non è vecchio Turconi, tu ti ricordi perché si guardano le cose specularmente per correggere l'anatomia? Sì, lo so. Ha inventato uno molto più vecchio, di cui ricorrono 500 anni più o meno adesso. L'anno scorso. Leonardo. Una delle tartarughe, insomma. Leonardo, sì, esatto. Splinter. Perché c'è una deviazione della convergenza degli occhi, per cui ognuno guarda le cose con una deformazione. E quando tu specularizzi una cosa che hai disegnato, correggi la deviazione. Quindi se stai guardando prospettive o simmetrie, te ne accorgi solo... Se hai fatto un occhio più in alto, uno più in basso, se l'hai fatto per via di questa stortura, quando lo rovesci te ne accorgi. Ma è il bello di disegnare male apposta come faccio io. Anche se lo giri va bene lo stesso. Però non ho fatto dire a Stefano e Teresa, scusami, il personaggio che più gli ha dato rogne invece. Allora, a me il personaggio che mi ha dato rogne in realtà non lo so, dei secondari. I secondari certo, mi vengono subito. Dei principali, Rebecca è stata quella che mi ha dato più che pare assurdo, ma quella che mi ha dato più rogne di tutto. Ho cambiato la faccia fino all'ultimo momento, non mi veniva quella che volevo. Poi è venuta, ma cioè, ci è voluto un bel po'. E invece i personaggi che secondari, che poi non chiede nessuno, quando capita quello fa strano, mi è capito... tipo un marinaio particolare del porto, di quello che ti arriva, ti apre il libro e dice voglio questo qui perché gli ricordo suo zio, che ne so. A volte sono marinai del porto, imboscati qua, anche se capita raramente, soprattutto perché ormai non chiedo più che personaggi vogliono, io faccio direttamente così perché sono una carogna. Vorrei che uno degli autori del prossimo blocco prendesse nota su questo fatto, così a caso, non farò riferimenti. Turconi non chiede cosa vogliono. E infatti poi va a cena. Esatto, infatti da me i lettori... Ma ti stai riferendo? No, figlio, era un pur parlé. Daniel, il tuo preferito? Allora, il mio preferito da disegnare è Irma. Mm-hmm. Me lo chiedono in pochi, Irma di Mercedes, perché proprio mi piace fisionomicamente come è venuta fuori, e poi si rifà a Mercedes Sosa, che è una cantante argentina, ha proprio dei tratti somatici che mi piacciono. Irma, mi piace un sacco questo nasino piccolino e poi il resto gonfio, no? Una faccia gigantesca, mi piace un sacco disegnarla. Poi bassa, piccolina, innocua. Hai detto anche in eventi pubblici con me, hai detto a te piacciono i personaggi difettosi, cioè quelli che hanno qualcosa di strano. E... sono i motori di solito, sono i miei preferiti, sì. Cioè, se sono claudicanti superano la prova. Posso fare una richiesta per quando deciderai che devi fare una cosa e non hai idee, quando devi postare un tweet qualcosa? Io voglio vedere Stephen Hawking fatto da te. Ok, tanto non può più querelarmi, non lui almeno. Allora, poi chi come personaggio invece che mi chiedono sempre, c'è sempre qualcuno che me lo chiede e io dico di no puntualmente, è Rasputin, il cane di Residenza Arcadia. Perché è entrato, cioè tutti amano sto cane, però da disegnare è bruttissimo perché sono dei linee, cose lì, dei peli buttati lì. È messo da solo nel frontespizio di un libro, è brutto da vedersi, secondo me. Cioè, sì. Graficamente non rende se lo togli dalla resta. Ho un brevissimo aneddoto. Prima che l'anno che abbiamo fondato Bauma, prima che succedesse, Caterina e io ci troviamo a Toronto, in Canada, a una fiera, e vediamo un tavolo dove c'è Jeff Lemire, che ora l'avete conosciuto tutti a uno stand nostro, Flavia in particolare, ma non lo conoscevamo e ci faceva specie che se stavamo lì un quarto d'ora tornava questo autore famoso canadese. E c'era la raccolta del suo Essex County, che è il suo capolavoro, e la raccolta è tipo 500 pagine, cartonata. E ci eravamo giurati di non comprare tanti libri, soprattutto non grossi, perché ci avevano perso tutti i bagagli viaggiando, quindi dovevamo tornare con una valigina di fortuna. Ma Caterina dice, no beh, però... dai, c'è Jeff Lemire, ora gli chiedo la dedica, cioè non mi importa se devo tornare con questo mattone, rinuncio a qualcos'altro. E Jeff gli ha disegnato tipo un corvo in volo che sembra se qualcuno avesse raccolto della cacca da terra e l'avesse lanciata e ci fossero delle linee cinetiche. E quindi lei passava il tempo con questo mattone in mano in fiera, fastidio, dicendo, ma se penso che mi porto a casa sta roba perché ci ha disegnato sto stronzo dentro... C'è un po' l'effetto Rasputin. Immagina se tu facessi Rasputin spontaneamente, la gente direbbe, certo, questo pitocco poteva farmi un bipede con una faccia anziché un cane senza gli occhi, praticamente.
a volte mi sento in colpa perché glielo sto rovinando il libro, magari se mi chiedono Rasputin, dico no, cioè, no. Una volta facevi sempre Dimitri a proposito di Rasputin, ma ti piace molto come fisionomia? Sì, è strano perché anche è oblungo, la differenza di Irma. Irma, e lui è oblungo verso l'alto, è un barattolo, no? Da qui esce il nasone, è bello. Da stasera sta emergendo una serie di perversioni di Daniel che non so se voglio esplorare ulteriormente, perché se costruiamo tutti i pezzi piano piano. Beh, invece a questo punto, sì, non ti ho chiesto quello che invece ti ha causato problemi e c'hai un po' dei ripensamenti a posteriori. Come personaggio secondario? Personaggio in generale, nessuno dirà mai un protagonista a questa domanda, per cui... Tanto vale andare nei secondari. Ma no, non è che... Non saprei quale risponderti. Non sono preparato a questa qua. Non, uno che mi ha causato problemi. Non so dirti in questo momento. Cioè, siccome il personaggio principale sicuramente mi causa problemi, perché per me è più difficile disegnarlo uguale in tutte le vignette. Quello è... Questo me l'avete detto tutti in qualche momento, il fatto che quando si cristallizza veramente un design, quando senti che lo puoi girare da tutte le parti, che non devi farti domande. Io almeno lo raggiungo solo alla fine del libro, quindi si vede che cambia. Sai che in questi giorni stiamo lavorando con Zero Calcare alla sua collezione di pupazzetti sul suo cast, e in certi casi lui si è accorto, non se ne era mai reso conto, di non avere mai disegnato da certe angolazioni certi personaggi. Perché quello che fornisce lui sono le rotazioni come in animazione, perché poi un modellatore crei un render tridimensionale che poi diventa lo stampo. E delle volte dice, oh, Cristo, questa cosa non... Come è fatto questo dietro? Infatti, allora, il mio personaggio, quello quando disegno me stesso, io non mi disegno mai frontale, per esempio. Non esiste una versione di me frontale, non c'è. È metafisica questa cosa. Non c'è. Esiste solo uno dei due lati, ma non c'è mai frontale. Mm-hmm. Perché non sai come sei di fronte. Quale quello è il più complicato? Non riesco mai a fare il personaggio che parla al pubblico. Questa no? È molto meta. E ti sei vendicato di tutte le cose perverse che hai detto, perché dire che il personaggio che è più difficile da disegnare sei tu stesso è l'assoluto, praticamente. È vero, però. Sentite, la prossima cosa invece è questa. Da quando bazzico, per conto vostro, tra l'altro, il mondo di cinema e televisione, perché c'è molto interesse per i libri a fumetti in quel mondo, quando mi hanno insegnato, mi hanno spiegato come si propone una storia per un medium in movimento, diciamo, mi hanno insegnato una lezione utilissima, che è quando fai la proposta, non partire dai valori, cioè non dire questa è la più grande storia sulla resistenza, sull'amicizia, e non partire dalla trama, parti dal percorso dei personaggi. E l'ho trovata una cosa illuminante, perché effettivamente immaginate persone che devono stanziare denaro per un progetto e che vogliono capire qual è il vettore di emozioni in una storia. Quindi vorrei chiedervi, nelle vostre opere, se c'è un personaggio, cioè se c'è stata una situazione in cui una storia è nata più da come erano fatti i personaggi o da come era fatto un personaggio, se aveva un protagonista unico, invece che dall'idea di un plot o di un ambiente. Per esempio con Teresa e Stefano non è facilissimo, per me non è banale immaginarlo, non la so la risposta, perché voi vi nutrite di viaggi, suggestioni letterarie, e la vostra collaborazione nasce proprio dal fatto che a un certo punto delle cose si attaccano tra di loro e vi viene un'idea. Però partendo da voi, qual è una volta invece che la natura di un personaggio ha dettato la linea della storia? A me viene in mente quello che lui sta finendo di disegnare adesso. Puoi dirlo, per chi non lo sa. Le corvi, perché poi noi abbiamo sempre il problema che non riusciamo a etichettare le cose, cioè nel senso, ok, tipo il porto proibito è una storia di mare, sì, ma nella mia testa non è una storia di mare. Il prossimo è una storia di guerra, non lo so, nella mia testa no, è una storia che parla di tutt'altro. Mm-hmm. E questo viene dal personaggio, nel senso che comunque lui è quello che poi ci trasporterà dentro la storia, per varie ragioni che... non spoilerò, però è quello che noi seguiremo per forza, è l'unico che possiamo seguire. E quindi il suo passato ha contato tantissimo, è uscito tantissimo. Quando all'inizio abbiamo immaginato di raccontare questa storia, non credevo che avrebbe avuto un peso così forte. Invece quasi la metà, diciamo, di quello che conta di lui è la sua storia, più che quella che sta vivendo, cioè la sua storia è quello che ha lasciato, quindi questo mi ha sorpreso, però mi è piaciuto tantissimo, cioè. In qualche modo, in qualche punto della scrittura, perché tu sei una scrittrice molto meticolosa che va proprio avanti finché non ha finito, cioè non fai grandi abbozzi e poi rifinisci, vai in ordine,
in qualche momento questo personaggio che è diventato così importante dal punto di vista del suo carattere, del suo background, si è impossessato un po' delle proprie azioni, cioè ha fatto delle cose che all'inizio non prevedevi, perché però tu sei anche una che fa i compiti, per cui dove va la trama lo sai all'inizio. Hai cambiato qualcosa perché non era più verosimile per quel protagonista così definito? Allora, non mi ricordo se ho cambiato qualcosa, però so che quando butto giù tutta la storia, e lì sono magari meno meticolosa, nel senso che è vero che vado dall'inizio alla fine, però è su queste Moleskine ciccione, quindi aggiungo i fogli, tolgo i fogli, attacco lo scotch e tutte queste cose, lì lui ha preso molto il sopravvento, cioè questa cosa del passato che si portava dietro e di tutto il mondo che si portava dietro è diventato improvvisamente importante, importante tanto quanto il presente che stava vivendo, quindi sì, mi ha un po' tirato lui, ecco. E mi sono innamorata subito, non mi innamoro così, è bello poi starci insieme. Stefano sta fermissimo in questo momento, non sa bene come deve prendere questa informazione, ma va bene così. Condividi un po'. Mille innamoramenti al giorno, quindi lo sa. Poi io eseguo gli ordini, a me arriva la sceneggiatura, io faccio, io non devo pensare a niente, sono il disegnatore. Basta. Siete una sinergia meravigliosa, un giorno sarete studiati nell'università, credo. Siete il vaccino. No, siete il vaccino a molte cose brutte, sul serio, davvero. Daniel, per te invece? Beh, per me è tutto. Io finché non ho la caratterizzazione del comportamento, proprio il profilo come un profiler dell'FBI di ogni singolo personaggio, non parto con la storia, non parto con gli intrecci, perché devono essere i comportamenti e le reazioni che hanno i vari personaggi devono essere perfettamente attinenti al loro comportamento, devono essere coerenti con se stessi in tutto il libro. Quindi finché non ho ben capito come ragiona un personaggio, io non parto con la storia. E Mercedes, per citarla, che è l'ultima che conosci, proprio non sono partito con la storia finché non ho avuto tutto l'idea di lei completo, diciamo, tutto il suo comportamento. Lo posso confermare a chi ci sta seguendo, perché tu hai questa cosa che è ormai rassicurante perché lavoriamo insieme da anni, però anche frustrante nell'istante. Noi recentemente abbiamo avuto una conversazione preliminare sul prossimo libro, però era molto preliminare, quindi ero tranquillo perché sapevo che le lacune erano perché volevi solo lanciarmi delle idee contro per capire se c'era una buona reazione. Ma la prima volta che dici ecco il soggetto, non c'entra mai niente con quello che viene fuori alla fine, nel senso, perché tu ce l'hai, cioè hai, come Teresa, fai i compiti, sai l'alfa e l'omega e anche un po' delle tappe in mezzo, però finché non hai risolto i personaggi cambierà tantissima roba nel mezzo. In più i tuoi libri danno proprio una soddisfazione di spessore, nel senso, io avevo detto una cosa di Mercedes, è stato vero per tutti quelli che me l'hanno detto, hanno avuto la grazia di confermarlo, non lo puoi mettere giù, cioè non puoi dire ne leggo un po' stasera e domani lo riprendo, non ce la fai, così come non puoi leggere e non stancarti di andare tutto in una volta, a meno che tu non abbia preso molto caffè prima, perché Teresa prende tutte le ore di veglia di un essere umano normale in una giornata. Dai. Secondo me sì, cioè è fatto per il binge reading, ma quello che poi ti lascia con delle grosse witton sotto agli occhi a fine dell'esperienza. Daniel non richiede questo tempo di solito per la lunghezza delle sue opere, però è veramente gripping, come dicono gli americani. Infatti molti mi dicono l'ho letto tutto d'un fiato, per me è un complimento, cioè nel senso vuol dire bene. Ma molto bene, anche perché ti devo dire una cosa, io quando vedo le stories e i post dei lettori, mi rendo conto che abbiamo molti lettori nuovi al mondo del fumetto, perché a volte dicono quanto ci mettono a leggere un libro, e a me, lettore di fumetti incallito, sembra che ci mettano un sacco di tempo. E sono sicuro che quando leggono opere di narrativa hanno un ritmo più simile al mio, o quello delle persone creato normali che leggono. Nel fumetto non sono abituati, a volte li vedo brandire un libro, tipo un libro di Baronciani, e dire «ce l'ho fatta a leggerlo in una settimana!» No. Dico, ma Alessandro ha la narrazione più dilatata del mondo, per cui in realtà io temo sempre, io adoro le sue opere, ma temo che la gente dica l'ho letto troppo in fretta, e per cui evidentemente il fatto che non riescano a mettere giù Mercedes, che se ci vuole una settimana per un Baronciani è come i fratelli Karamazov in bundle con l'idiota, e devi leggere tutto in un colpo, e appunto la gente non è pronta per non stancarti di andare a quel punto, evidentemente è una virtù del tuo narrare. Flavia, tu invece quando è che sei partita dal personaggio? Ma adesso in realtà, nel senso che io solitamente parto più dal messaggio che vorrei trasmettere con la storia, quindi di solito vado al ritroso dal finale verso l'inizio. Il libro su cui sto lavorando adesso, La casa delle magnole, invece sono partita dai personaggi, infatti è una strada su cui mi trovo un po' più confusa e sto riuscendo adesso
che in realtà sono a metà, a capire dove volevo andare, perché sto veramente conoscendo le persone che sto raccontando. È strano, ma è un nuovo modo di affrontare le cose, più in presa diretta, vedrò come sta andando. Una domanda seria, è masochismo intitolare il libro La casa delle magnolie? Sì, così per sapere. Sì, ma non posso pronunciare le cinque, no, il muscolo. Conosco autori con la R moscia che non hanno mai messo una R in un titolo, credimi, proprio per non doverlo dire in interviste, praticamente. Allora, quanto sapete in più dei vostri personaggi rispetto a quello che finisce sulla pagina? Perché secondo me Teresa è meticolosissima, cioè c'è... Potremmo fare gli archivi con le schede, altro che profiling, Daniel, perché Teresa finisce matite in quantità industriali e finisce di usarle quando sono lunghe al punto che devi usarle come un plotter praticamente, per cui è grafomane moltissimo, per cui sicuramente è vero, tu scrivi molto più background, Teresa, di quello che si vede. Sì, tantissimo, cioè c'è un sacco di roba che non finisce nei libri, però mi piace l'idea di saperlo solo io. Ma è una cosa un po' da master di giochi di ruolo, secondo te, o è un'esigenza tua perché devi sentire i personaggi come reali? Non lo so perché non ho mai giocato a giochi di ruolo, però sì, no, mi piace conoscere tutti i lati dei miei personaggi, cioè come reagirebbero in una certa situazione, cioè quindi io me li immagino sempre, me li immagino di continuo, cioè ho la giornata piena delle cose normali e dei miei personaggi, e quindi... diventano sempre più tondi, quindi mi viene proprio naturale. Per voi ragazzi invece? Flavia? Sì. No, io abbastanza, nel senso che anch'io tendo ad immaginare molto di più di quello che poi racconto, anche perché mi piace molto lavorare sui dialoghi e sulle conversazioni, mi piace lavorare sulla recitazione, quindi più in generale magari... più che background, spesso e volentieri mi soffermo su aspetti abbastanza stupidi, come chiedermi come si appoggerebbe ad un tavolo, come si siederebbe su una sedia, in che maniera mangia, questo perché mi racconta spesso di più degli esseri umani, quello che vedo, di quello che poi so di loro, visivamente parlando, se penso a disegnarli, ecco. Daniele è sicuramente d'accordo, perché me lo immagino, quando prima diceva finché non ho i personaggi non posso partire con la storia, me lo immagino uscire col pastrano di verso, più vecchi, mi servono più vecchi, e se ne va a Porta Nuova e vanno gli anziani. Com'è? Vado lì, ho identificato i bar dove vanno gli anziani, vado lì. Cioè, tu sei veramente la minaccia della RSA comunque, a questo punto è una cosa veramente drammatica in qualche modo. Però a distanza. Comunque volevo dirvi che i miei personaggi preferiti del vostro corpus di opere, per quanto riguarda quelle che sono passate per le mie grinfie in qualche modo, sono il modo di rendere Sir David Attenborough di Teresa, che non dà molta soddisfazione a Stefano probabilmente, però è veramente perché hai fatto con una delicatezza incredibile quello che col badile Daniel fa con Piero Angela. Cioè, perché Daniel lo tira fuori proprio, cioè gli mette le parole in bocca, tu no, l'hai fatto diventare una figura... A farmi una foto con Sir David Attenborough. Beh sì, in effetti avete ancora questo life goal da scambiarvi. È un ragazzino in fondo. Per Daniel è invece Anubi, perché anche a me piacciono i cani, più che altro perché nella storiella d'appendice della prima tiratura di Mercedes tu hai fatto una storia che per me è tutto Leon di Luc Besson in 8 tavole. Sì. E in più con un cane, capisci? Cioè, io sono fatto in maniera tale che ti lascio Natalie Portman, e però voglio il cane, e mi sembra una cosa utile. E per Flavia lo sa, il mio personaggio preferito è Ferrero. Ferrero, che è l'inquilino che non si vede nella giusta misura. Infatti, stavo accarezzando l'idea di fare tipo l'ultimo magnete senza niente. E solo la frase: ma chi è? Forse è Ferrero. Una cosa del... La buona notizia, se lo facciamo, è che non devi disegnare nulla. Però non sono sicuro che qualcuno ordinerà un fumetto per avere un magnete senza niente sopra. Però sei riuscita a rendere perfettamente... Cioè, è stronzo, neghittoso, pigro, sicuramente non lava i piatti e se ne frega di tutti, e non l'hai disegnato neanche una volta. Quindi... Perfetto. Cioè, la volta... ti giuro che la volta che vuoi farmi un regalo dandoti dell'importanza, prendi un vecchio sketch di un personaggio maschile che avevi nel cassetto, me lo dai e dici questo è Ferrero, e io sarò felicissimo per... Veramente un foglio bianco è molto astratto. No, io mi commuoverò solo se lo vedo finalmente in faccia, cioè scusa, adesso non è che l'uomo è invisibile a un certo punto, per cui... E ho un solo problema in questo momento, che volevo chiedervi qualcosa sui personaggi futuri per un attimo di...
teaser futuro, però Daniele in questo momento è in una fase magmatica, quindi per rispetto nei confronti di questo momento quasi galvanico in cui le particelle si aggregano per poli elettrici opposti e alla fine diventano puro metallo prezioso, ma per ora è niente di nulla, quindi va bene così, non ve la farò. Una cosa che volevo dirvi è la ragione per cui abbiamo accettato questo invito del Circolo dei Lettori. In realtà eravate più voi che il pubblico, perché è palese che questo tipo di cose non servono strettamente a vendere libri, e non tutto quello che facciamo è fatto per vendere libri, per quanto sia importante per la nostra continuata sopravvivenza. Però una cosa che ci siamo resi conto è che gli autori, anche quelli che un po' recalcitrano a fare lunghi tour o andare a tante fiere, sentono la mancanza del contatto con il pubblico. E quindi vorrei farvi quest'ultima domanda in chiusura di questo blocco. Le vostre vite hanno subito scossoni e battute d'arresto come quelle di tutti in questo inizio, questa prima metà del 2020. Dal punto di vista professionale, proprio tutto quello che riguarda il vostro lavoro, qual è la cosa che vi è mancata di più in questo trimestre così strano e atipico? Stefano. Comincia. Io? Allora, per me dal punto di vista lavorativo, proprio sul fattore disegno non è cambiato nulla, perché io sono una vita che sono in quarantena, in casa a disegnare, quindi quello non cambia molto. E l'andare in giro, cioè alla fine, quando poi sono quello che quando andiamo ai festival, cose da prendere un aereo, andare, mi lamento, non voglio, no? Prendo un uomo, i lettori, uff, che palle, no? E invece poi alla fine mi mancano, cioè è una cosa che comunque mi manca. Sì. A me è mancato lavorare. E come? A me è mancato lavorare. Io sono la tipica donna italiana che ha smesso di lavorare a febbraio per stare con i bambini. E quindi io da 3 mesi e mezzo, oggi, per la prima volta che i bambini, la scuola è finita e stavano lì a giocare da soli, ho ripreso in mano le ragazze e ho scritto qualche pagina e per me è stato bellissimo. Sai che adesso faccio parlare gli altri, ma una cosa stranissima è la reazione che ha avuto la gente dopo la lettura delle ragazze del Pillar, perché avevamo detto da subito che era una sorta di serie aperta, che nessuno si aspettasse una tempistica stretta, che era qualcosa che sarebbe successo per tornare affettuosamente di tanto in tanto le atmosfere del Porto Proibito, ma un sacco di gente ogni volta che menzioniamo il volume ci dice e vedete di sbrigarvi, cioè è venuto un senso di urgenza per il prosieguo delle avventure che francamente non mi aspettavo, perché comunque siete due autori piuttosto prolifici, cioè non manca mai un anno in cui c'è un vostro libro da qualche parte, in qualche forma, ma per qualche motivo ha creato un affetto veramente forte, per cui sarà una bella notizia per chi sta seguendo questo segmento per voi il fatto che ci stai tornando a lavorare. Grazie bambini per aver permesso alla mamma di scrivere le ragazze del Pillar. Io e Jacques Glénat vi ringraziamo. Poi porto il messaggio. Flavia? Banalmente le fiere, perché comunque io il bagno di sangue da fiera lo odio e lo amo, e in questo periodo che non c'è le fiere come lo conosciamo forse per ancora un po' ci sarà da aspettare, forse è la cosa che mi manca di più. Io ho anche pensato una soluzione, ed è che il prossimo grosso stand avrà come tema Walt e Jesse fanno la metanfetamina e avremo tutti delle tutone gialle e i gadget sarà tipo dello zucchero azzurro che daremo però in bustine sigillate, così ci possono anche sputare addosso e noi sopravviveremo. Daniele, invece a te? Beh, direi che un po' a tutti sono mancate le fiere, le cene insieme, le uscite con altri fumettisti con cui puoi parlare ogni tanto, perché sono gli unici momenti in cui li vedi. Ma a parte quello, mi ha messo un po' in difficoltà tutto. Perché mi hanno chiesto cose che devono ancora uscire, mi hanno chiesto di disegnare racconti brevi su come sarà il mondo dopo la pandemia. Che voglio dire, io posso immaginarmi quanto voglio, posso essermi, fingermi virologo quanto voglio, politico quanto voglio. L'hanno fatto in così tanti. Lo fanno tutti, voglio dire, è veramente difficile capire come sarà fra un anno e mi hanno chiesto storielle di come sarà l'estate. È difficile, e quello ti mette molto in difficoltà perché non sai bene come cosa accadrà domani, non puoi saperlo. E poi guardate, lo dico, hai fatto cose che... Hai fatto bene a chiamarti fuori da questo tipo di narrazione, perché o ti viene spontanea, come per esempio quando... L'ho fatto poi. Ti spero come sarà l'estate, Daniel? Non lo so, se la mia risposta è quella. Cioè, rispondo, ci sono il gioco delle tre carte, può andare così, così o così. Io non so se... Ok,
Ragazzi, siamo arrivati al 45esimo minuto, quindi è finito il primo tempo. Direi che la situazione è equilibrata tra le parti in gioco. Io vi ringrazio per aver partecipato a questa cosa e adesso piano piano agevolerò la seconda parte della conduzione che non faccio io, mentre poi tornerò per il finale. Non so se avete altro da fare, ma se state a guardarci mi fa molto piacere, così commentiamo adesso, ci whatsappiamo le cattiverie sugli altri. E, mi siete mancati un sacco, è bello vedervi in faccia perché vi ho sentiti ma tipo Flavia oggi, Stefano ieri e Daniel forse l'altro ieri, per cui però no, poi qualche giorno prima. E guarda Daniel, io sono chiuso qui dentro dal 24 febbraio. Ogni tanto racconto cose del tipo qualche giorno fa ho fatto, e probabilmente era il 2018, perché il tempo ancora non ha senso. Comunque grazie infinite, vi lascio uscire di schermo così possiamo chiamare Caterina che poi chiamerà gli altri ospiti. Buona serata, ciao! Ciao. Ciao.